Beh, insomma, sembra quasi che Deborah Migliucci abbia dato la possibilità a Edmondo Bruti Liberati di intervenire a questo punto, perché l'articolo 6 della Costituzione della Repubblica Cisalpina si adatta perfettamente. E, fra poco ricorrerà il 20° anniversario di Mani Pulite, Edmondo Bruti Liberati. E, perché? Perché si fa risalire l'anniversario all'arresto di Mario Chiesa, che è avvenuto il 17 febbraio del 92. Insomma, la corruzione, poi dopo lei naturalmente parlerà di quello che ha colto nel libro, però a me viene in mente una domanda, insomma, la corruzione non è una forma di egoismo, tutto sommato, non è appunto come dice addirittura la Repubblica Cisalpina, colui che senza violare apertamente le leggi le elude con l'astuzia e coi raggiri, offende gli interessi di tutti. E voi magistrati siete chiamati a supplire al senso di civismo? La corruzione. Beh, la corruzione è stata studiata negli ultimi anni, nell'ultimo decennio direi, nell'ultimo ventennio, come un fenomeno che ha inciso in modo profondo sulle società di molti paesi europei. L'anniversario di Mani Pulite non è una vicenda soltanto italiana. Uno studioso francese, Yves Menich, che ha insegnato per anni all'Istituto Europeo di Firenze, ha ricordato come questo sia un fenomeno che al di là dei singoli episodi, è un cancro che devasta il clima della società civile. Proprio per questo la risposta e gli interventi della magistratura sono l'ultimo tassello, ed è un intervento che, se non si colloca in un contesto generale di reazione della società civile e di capacità di risposta della società politica, finisce per non avere grandi risultati. Il problema è aperto, della corruzione è un problema in qualche modo di sempre, ma certamente alcune vicende, anche recenti, e anche locali, ci dimostrano come l'attenzione su questo tema debba essere mantenuta estremamente viva. Ecco, ma qui dicevo un attimo addietro, non è la magistratura, l'intervento dell'apparato penale che può dare la risposta decisiva, ma certo questo è l'intervento che deve entrare in campo quando tutte le misure di prevenzione, le capacità di controllo della società e delle altre istituzioni non hanno funzionato. Ecco perché è necessario preservare le condizioni che possono rendere efficace l'intervento della magistratura. Di qui il richiamo alla Costituzione, al libro che presentiamo questa sera. Pochi mesi fa, un anno fa, era vivo il dibattito sulla riforma del titolo quarto, della parte seconda della Costituzione, quello che riguarda l'assetto della magistratura. Quel dibattito si tradusse poi nella primavera scorsa in un disegno di legge costituzionale che modificava radicalmente l'assetto della magistratura. Ecco, ripercorriamo rapidamente quali sono i principi sull'organizzazione della giustizia e della magistratura che sono proclamati nella nostra Costituzione. Ecco, queste norme apparentemente muovono da principi tradizionali. L'articolo 104 della Costituzione pone una solenne proclamazione: la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. La proclamazione dell'indipendenza della magistratura è più o meno contenuta, almeno da 2 secoli a questa parte, in tutte le carte costituzionali, le carte fondamentali dei regimi, compresi quelli dittatoriali, che comunque continuavano a proclamarlo. La novità dirompente, quella che ha fatto definire questo assetto costituzionale una vera e propria rivoluzione, è il concetto utilizzato da Gaetano Silvestri, un costituzionalista illustre, oggi giudice della Corte Costituzionale. La rivoluzione della Costituzione del 48 è il fatto di avere posto in essere una serie di strumenti tesi a far divenire effettiva questa indipendenza della magistratura. E indipendenza non soltanto rispetto ai poteri esterni, ma anche un'indipendenza interna, in modo tale da evitare che una struttura rigidamente gerarchica della magistratura potesse essere il presupposto per rendere più agevoli interventi esterni. Ecco i principi, rubo un po' il mestiere alla costituzionalista.
i principi della nostra Costituzione, l'articolo 101, comma secondo, i giudici sono soggetti soltanto alla legge, sono soggetti alla legge, ma soltanto alla legge, ecco qui in quel soltanto la novità fondamentale, e l'articolo 105, spettano al Consiglio Superiore, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, eccetera, eccetera. Questo un organismo posto a rendere effettiva quell'indipendenza della magistratura. Chi governa l'organizzazione giudiziaria, la carriera dei magistrati, non è più il Ministro della Giustizia, quindi il governo, ma è un organo che poi ha una sua composizione che la Costituzione ha voluto equilibrata tra componente, come si dice, togata, cioè nominati dai magistrati, e componente laica, nominati dal Parlamento. Ecco, io continuo a credere che le ragioni che indussero il Costituente a delineare questo assetto forte di indipendenza della magistratura e di una magistratura concepita unitariamente come giudice e pubblici ministeri, ecco, queste ragioni siano tuttora valide. Si dice spesso, e ha ragione, che una concezione così forte dell'indipendenza della magistratura non è presente nell'assetto di altri stati europei, non europei, altrettanto democratici quanto il nostro. Si dice, a ragione, che l'unicità delle carriere giudici e pubblici ministeri non esiste in altri paesi non meno democratici dei nostri. Tutto questo è vero, ma io credo che si debba tenere conto anche delle specificità della nostra e delle altre situazioni. Una studiosa francese ricordava qualche anno fa che negli anni tra le due guerre un cancelliere, un Lord Chancellor inglese, era intervenuto su un procedimento giudiziario per evitare guai a un esponente politico vicino al partito laburista allora al governo, con il risultato che il governo si è dimesso. L'interferenza è stata tentata, ma il governo si è dimesso. Ecco, questo è un clima che consente e ha consentito al Regno Unito un regime non solo di non costituzione scritta, ma in cui molte delle nostre tutele non esistono. Io credo che da noi queste ragioni sono tuttora valide, piuttosto il problema è quello di far misurare, non di modificare l'assetto della Costituzione, ma di misurare l'assetto che la Costituzione ha voluto del potere giudiziario con i problemi nuovi. Ho usato di proposito la parola potere giudiziario per evitare quella abbastanza stucchevole discussione sul fatto che l'articolo 104 definisce la magistratura un ordine, ma un ordine indipendente da ogni altro potere. Io credo che nella sostanza sia una disputa terminologica di scarso interesse, anche perché, che lo si definisca ordine o che lo si definisca potere, nessuno dubita che non in Italia ma negli stati costituzionali contemporanei il potere giudiziario è un potere vero e proprio e che ha un peso sempre crescente nella società. Non hanno avuto paura i costituenti della Costituzione americana di scrivere nella Costituzione la locuzione judicial power, e non hanno avuto esitazione studiosi recenti di usare questo termine. Ormai passati diversi anni, nel 96, una raccolta di scritti curata da un professore americano e da un professore svedese, Neil e Wallinder, era intitolata The Global Expansion of Judicial Power, l'espansione a livello planetario, a livello globale, del potere giudiziario. Era un volume tutt'altro che elogiativo, era un volume di analisi anche critica, alcuni contributi erano fortemente critici sui problemi, ma di certo questo fenomeno dell'espansione del potere giudiziario è stato un fenomeno a livello globale. E lo è stato anche in Italia, si ricordava a mani pulite, con aspetti positivi e con aspetti problematici. Ed allora io credo che sia, mentre almeno a mio avviso, ma credo che oggi probabilmente questo tema è andato fuori del calendario della politica, la riforma costituzionale del titolo IV della Costituzione non è più, io dico per fortuna, all'ordine del giorno, ma non c'è bisogno, non è necessario, voglio dire, difendere questo titolo IV della Costituzione e questo assetto. Non è inevitabile, voglio dire, che chi difende questo sia tacciato di conservatorismo. Occorre conservare un assetto costituzionale, ma occorre anche misurarsi sui problemi nuovi
che l'evoluzione della società e l'evoluzione dell'intervento della magistratura nella società pone. Oggi nessuno pensa più che il giudice possa essere definito con quelle parole di Montesquieu, del spirito delle leggi: i giudici sono soltanto le parole che pronuncia, sono soltanto la bocca che pronuncia le parole della legge, esseri inanimati che non possono regolarne né la forza né la severità. Tra questo modello di giudice mai esistito che Montesquieu delineava e quello che descrivevano quei due studiosi in quel libro sull'espansione globale del potere giudiziario, c'è evidentemente un abisso. Poteri maggiori, tutt'altro che un essere inanimato che bocca che pronuncia le parole della legge, ma certamente maggiore incisività dell'intervento giudiziario, auspicata in taluni casi, ma che certo pone dei problemi. E i problemi allora si affrontano a livello, dove è necessario, di legislazione ordinaria, ancor di più negli aspetti organizzativi. Maggiore incisività dell'intervento della magistratura, intervento della magistratura anche con effetti talora dirompenti su assetti politici, anche su vicende economiche. Sono gli esempi degli ultimi anni, ma abbastanza anche recenti, dichiarare o no, richiedere o no una dichiarazione di fallimento, intervenire o no su una manipolazione del mercato significa incidere su aspetti rilevanti. Di cui la necessità di un alto livello di professionalità dei magistrati, di un regime rigoroso di responsabilità e di una e sulla responsabilità dirò fra un attimo un accenno, e anche al di là degli aspetti specifici della responsabilità disciplinare, la necessità di una deontologia severa dei magistrati e anche la capacità di sapere respingere le tentazioni del protagonismo, di cui peraltro tutti quasi i giorni abbiamo alcuni esempi. Non è obbligatorio per i magistrati che si occupano di casi che vanno sulle cronache principali essere sempre in prima linea a fare dichiarazioni, magari non sempre a proposito. E dicevo responsabilità che però non vuol dire, ed è uno degli interventi della quella riforma costituzionale, la responsabilità civile diretta dei giudici. Il chi rompe paga è una semplificazione non accettabile in questo, proprio la difficoltà dell'intervento giudiziario, la difficoltà dell'applicazione della legge, della ricostruzione del fatto, il sistema per il quale esistono diversi gradi di giudizio, non c'è una decisione, sarebbe molto più semplice se si decidesse che la prima decisione è quella definitiva e non se ne parla più. Perché il sistema delle impugnazioni? Perché la ricostruzione del fatto presenta delle difficoltà, perché la ricostruzione e l'applicazione della norma presenta delle difficoltà interpretative. Non entro ulteriormente su questo punto, ma questo basta per dire come si tratta di temi che non possono essere affrontati con queste scorciatoie. I fatti nuovi da affrontare, e vado rapidamente a chiudere. Beh, certamente il problema dell'efficienza dell'organizzazione giudiziaria. Per andare alle cose più semplici, forse si riuscirà a fare, è assolutamente evidente che in un momento di restrizione anche della pubblica amministrazione, degli organici, eccetera, non è più possibile mantenere il lusso del tribunale sotto casa. E per di più sono sprechi assolutamente inauditi, non soltanto in altre regioni d'Italia il primatista dei tribunali inutili sono i primatisti come regioni sono il Piemonte e la Sicilia, ma anche la Lombardia dà un suo abbondante contributo, perché accanto a tribunali abbastanza che forse andrebbero addirittura rafforzati nell'area nord milanese, vi sono tribunalini dell'area sud milanese che in realtà funzionano soltanto con magistrati che sono applicati da Milano in giù, quindi uno spreco assoluto di risorse.
riforme processuali che, senza toccare le garanzie di difesa, aumentino, rendano più agevole la conclusione delle indagini e dei dibattimenti, ma non vi entro, un solo accenno ad un aspetto, che anche qui sono le sfide della novità, che non devono toccare la Costituzione, anzi, qualche volta è stata invocata a sproposito, la sfida della cooperazione giudiziaria europea. Quando qualche anno fa fu emanato il mandato d'arresto europeo, c'è stata una fiera delle sciocchezze in cui si sono distinti anche alcuni esponenti politici allora di rilievo, quasi che questo fosse la fine delle garanzie. Verrà il giudice spagnolo ad arrestare il deputato italiano, abbiamo sentito persino queste solenni sciocchezze. Il mandato d'arresto europeo è una cosa molto semplice, è quello che, perché poi quando capiscono i casi di cronaca si va al concreto, qualche giorno fa, come sapete, è stato ucciso un vigile urbano a Milano, il presunto, e non lo dico per così, perché si deve dire il presunto responsabile, perché è giusto che sia così, ma ci sono elementi tali per cui la procura ha richiesto e il giudice dell'indagine preliminare ha emesso un mandato di arresto europeo. Il mandato d'arresto europeo è stato richiesto dalla procura della Repubblica intorno alle ore 12 di sabato scorso, è stato trasmesso con la procedura di questo mandato di arresto europeo, che secondo alcuno avrebbe dovuto essere la fine delle libertà, è stato trasmesso in poche ore alle autorità giudiziaria dell'Ungheria, e attraverso la cooperazione di polizia sulla base di quello e il nuovo sistema informatico che è stato adottato ha consentito nella serata di arrestare l'indagato, che stava per trasferirsi in un altro stato e probabilmente non essere più reperibile. Ecco, queste sono le sfide nuove che la magistratura si trova ad affrontare, ma concludo, il punto di partenza mi pare quello di mantenere la validità di quell'assetto, che è l'assetto organizzativo che io vi ho sommariamente delineato, ma è anche poi il punto di riferimento fondamentale. Il punto di riferimento fondamentale non è soltanto in quelle norme del titolo IV, ma è anche proprio uno dei primi articoli della Costituzione, l'articolo 3. Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. È il principio che sta scritto nelle nostre aule di giustizia, la legge è uguale per tutti, che va inteso più come un dover essere che un essere, perché ovviamente è un obiettivo sempre da perseguire, e d'altronde il principio che da sempre ha ispirato il costituzionalismo americano nel concetto di governo della legge e non governo degli uomini, ecco, io credo che questo principio proclamato nell'articolo 3 della nostra Costituzione sia la stella polare a cui fare riferimento.